Beh, prima o poi doveva succedere. Benvenuti in The Evil Within 2. Sequel dell'Evil Within. Beh, penso che ormai molti lo, ormai tutti lo conoscono. Si spera in un Evil Within 3, solo che non saprei come combinare la storia. Quindi, avevo detto prima o poi lo prendevo. Non so perché prenderlo adesso, iniziarlo adesso. Sinceramente, Liuga, una bicchia di me. Torcia, interagisci, prendi. Copertura, mira, arsenale. Scatto, movimento. Ok, sì, va bene, no. Non vedo un cazzo. No, in realtà è al contrario. Sta botta è come. Non è come Little Nightmares. Almeno Little Nightmares non mi avete sentito cantare cringe. Molto cringe. Bethesda. Vedi che devi fare cosa? Stavo dicendo prima di modificare un po' le opzioni, tipo volume e cose così. Allora, con la tazza di tè come mio solito. Comincio a diventare cosa ho fatto un'altra volta. Sequel. E io avrei una piccolissima idea che probabilmente sarà la mia fine. Che impediscono direttamente. Cosa? Non ho capito. Ah, one shot. No, sono scemo. Incubo. Perché i giocatori che hanno apprezzato la difficoltà del primo capitolo della serie. Però vi prometto una cosa. Non ho mai iniziato. Non ho mai preso un gioco e iniziato tipo a difficoltà alta. Mai. Mai. Non l'ho mai fatto. Però di recente sto. Non sto neanche più giocando. Allora, è già tanto che non sto più scegliendo direttamente ogni volta che inizio un gioco nuovo. Direttamente me lo dà facile. Per fortuna sono maturato per quanto riguarda la faccenda. La mia idea è andare di incubo se non ce la faccio, raga. Se torna indietro. Semplicemente. Qui. Abitazione fiamme, tranne c'è bambina e babysitter. Questo qui si notava solo nel primo, se leggevi i giornali ogni volta che andavi dall'infermiera. Nina. Ah, Nina. No, Tatiana. Tatiana Gutierrez, che in realtà non era vera, però vabbè. Non hanno mai spiegato questa cosa, spero che lo spieghino più poi. Oh no, non sta succedendo. Oh, non gli hanno cambiato il doppiatore, sono contento. Oddio, Lily. E sfondala. Guarda quanto è giovane qua, Sebastian. Sedia. Okay. Fuck you, Chef! Citazione della Dread Bread. Lily, sono qui! Dove sei? Oddio, è di sopra! No, non passiamo di qua. Tra l'altro cercherò di contenermi per quanto riguarda il mio tono di. Ti darò un contegno, ecco. Cosa è successo? Recentemente sto dicendo troppe cose. Le parolacce. Vabbè. No, che cazzo ho fatto? Ah. Arrivo, tesoro. Arrivo, Lily. Resisti. Papino sta arrivando. Papone, no, papone. Sono qui, Lily. Sono qui. Com'era? Ah, L3. Ma cazzo, corri? Ah, beh, sì. Vieni fuori! Lily! Dove sei? Sono qui! Papà è qui! Non eri qui per me, papà. Ah, bene. Pensi di colpa della Madonna.
Ed ecco il nostro Sebastian. Cioè, la tonalità di voce è meno alta stavolta. Che è diventato un... C'è ancora la mano fasciata al primo, cioè vi rendete conto quanto tempo è passato? Ah, vedi chi ci sta. Kidman. Sa da quant'è che sta là? Ciao Sebastian. È passato di tempo. Senti, gnocca! Sono 3 anni. 3 anni che continuo a cercarti senza sosta. E pensavi di trovarmi sul fondo di una bottiglia? È così? Senti, ognuno si espone come gli pare, già Cosa si ci fai fumava. qui? Dannazione! Non mi hai trovata perché loro non l'hanno permesso. Calmati, Sebastian. Sapevi che cosa sarebbe successo in quell'ospedale, vero? Sì. Dimentica ciò che è successo al Beacon. Lascia perdere. Massacro così Ti insabbiato. ricordi tanto quello psicologo che mi hanno obbligato a incontrare? Ma lui non aveva le risposte. Tu sì. Mi devi parlare della Mobius. Non può. Ma in black. Sono venuta per questo. Come cazzo fa a vedere lei? Dove l'hai presa? Lily è viva, Sebastian. Che bella che lei però, eh. Mi piacciono i suoi occhi specialmente, l'hanno fatta bene. Ma magari perché mio PC e mio televisore non ha merda. Lily è morta. Ho letto il verbale della polizia. Sono stato al funerale. Possiamo riscrivere la storia se vogliamo. Inscenare una morte è facile. Pensi davvero che mi sia fatta viva soltanto per mentirti? Lily è ancora viva. Ed è con noi. Mi piace come mettono enfasi su Ma è noi con la qui. lettera grande. Abbiamo bisogno di te per salvarla. O c'ha eterocromia? Salvarla. Che cosa le avete fatto? Indovina. Cazzo, non devi toccarmi. Guarda che sto agente esperto. Ah, vabbè, tu hai affrontato mostri della Madonna. E appunto. Voi le vostre siringhe Però avresti maledette. accettato volontariamente, Sebastian. Ma se non gli Non spieghi andremo più niente, in che questo cazzo gli paese. dici? Ma beh, ecco. Mi Lily fa di taci. parolacce. Lily ha bisogno di te. Cioè, se non gli spiegano, perché io odio quando fanno sti, cioè, che cazzo chiedi aiuto? Che chiedi aiuto se poi non, per prima non gli spieghi? Sebastian, sei sveglio? Bene. Cioè, ottimo. Dove siamo? Sei Almeno l'unico stavolta che c'è sta una giacca, scappando. l'ultima volta c'era solo una Su camicia. questa è l'onnipotente Mobius, eh? Attento a ciò che dici. Non sai quanto sono Devo potente. ricambiare Cioè, la Y. Sì, così potenti da rapire un ex poliziotto depresso per chiedergli aiuto. Il tuo senso dell'umorismo non è cambiato. basta con le stronzate. Dov'è Lily? Pazienza. Le risposte che cerchi sono qui. Madro? Col cervello di chi è L'incidente sta del botta? Beacon Mental Hospital è stato un increscioso intoppo. Chi è? Dov'è che parla? Ma abbiamo usato la conoscenza acquisita per creare uno stem nuovo e migliorato. Ma va a Cosa capire. c'entra mia figlia in tutto questo? Immagini milioni di menti connesse tra loro. La felicità di uno è la felicità di tutti. Questa Ah, controllo, ecco che mi serve. macchina, questo miracolo, donerà grandezza alla nostra specie. E tu gli Avevamo credi? bisogno di una mente pura e immacolata, in grado di supportare migliaia di personalità, la mente di una bambina innocente. Non è possibile. Cioè, allora, scusami un attimo. Avete connesso Lily a quella macchina? Sua figlia è davvero speciale, il soggetto nucleo più stabile che abbiamo mai analizzato. Si vedrà il volto, sai che non mi ricordo. Grazie a lei,
Il nuovo stem è stato un successo strepitoso. Oddio, sembri uno di quelli di Half-Life. Fino ad ora. The G-Man. Poco più di una settimana fa, Lily è sparita. Ha smesso di inviare segnali. E lo stem ha iniziato a collassare. Pensavamo che fosse riparabile. Un semplice guasto. Così abbiamo inviato una squadra di operatori Mobius. Ma abbiamo perso il contatto e ora lo stem non funziona. Ci rifletta, signor Castellanos. È proprio un G-Man. Non c'è un cazzo da fare, veramente lui. Non solo di riabbracciare sua figlia, ma di salvarle la vita. Sì, perché una volta riabbracciata, secondo te non ve la ripiate? Può salvarla o lasciarla morire. La scelta è sua. E che c'entri te pure? Che poi, ridendo e scherzando, non so se Mobius è qualche mitologia speciale. Non me l'ho già sentito, ma non me lo ricordo mai. Ah, farà male. Buona fortuna, Sebastian. E ti prego, cerca di collaborare con i membri della squadra che incontri. Basta che non mi sparano. So che non ti fidi di noi, ma hanno il tuo stesso obiettivo. Esatto. Lavoro meglio da solo. Ricordati di contattarmi quando trovi Lily. Così possiamo avviare il processo di estrazione. Sarò qui fuori ad aspettarti. Cioè, perché non si fida, è normale, dopo quello che ha fatto. Mo specialmente che ha capito che ci ha detto che... Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Sei pronto? Criptica. E tanto. Avvio quel fottuto nastro! Fai attenzione, Sebastian. Contiamo su di te. Quindi lei sa operare. Adesso nello stem tra 3, 2, 1. Non c'è la collezione, la connessione con la... come si chiama? La corteccia. Figo sta cosa. Per fortuna io sono uno di quelli che non sogna di cadere. Al contrario. lo so, se non ci avessi una TV 4K vedrei molto meglio The Witting 2. Questa è una bella istantanea, ci sta tutta. Peccato che non stia usando le istantanee per fare le thumbnail, purtroppo. Ok, first thing first. Fatemi rimettere un'altra volta l'asse Ixilon invertito. Si vede che non mi sono più abituato. Dove sono? Consumo energia. So che è dura da accettare, Mayra. Mayra è la moglie. La nostra piccolina non c'è più. No, non lo accetterò mai. E la madre aveva ragione. Scoprirò da sola la verità. Dove diavolo mi trovo? Il Beacon Hospital. Detective, c'è una chiamata. Il Beacon Hospital. La musica. La musica di quando stavo dentro la cosa dell'infermiera.
Che poi alla fine l'infermiera scopre che non è veramente Tatiana, non si chiama Tatiana Gutierrez, perché è la prima persona che incontri Tatiana Gutierrez. E la vedi apatica, la vedi tutto, ma perché non c'è, lei non è vera. Pronto. Ah. La stazione di polizia. Pronto. Sebastian, ci sei? No, sono al bar. Ma cosa? Torna in te, Sebastian. Ce l'hai fatta, sei dentro. Come ti senti? Secondo te? Come dopo una brutta sbornia. Tranquillo, passerà appena la tua mente si sarà ambientata. Sei in un'area separata dal sistema principale. È così che riusciamo a restare in contatto. Aspetta. Questo posto è la tua stanza. È un'area sicura creata dai tuoi ricordi. 4, i miei ricordi, eh? Se è così, dove sono mia moglie e mia figlia? Psicologa. Sembra il mio vecchio ufficio al dipartimento software. Di polizia Crimson City. È stato il tuo subconscio a ricrearlo. Dovresti chiedere a te stesso dove sono. Veniamo al dunque. Abbiamo inviato delle informazioni alla tua. Ah, è nel gioco. Mi sono girato, ho visto le nuvole nere. Ho detto, mo' sta fortuna. Ci sono delle foto di operatori della Mobius. La vostra squadra dispersa, immagino. Non mi ricordo. Esatto. Informati se riesci a trovare qualcuno. Sei il nostro unico contatto all'interno dello STEM. Anche loro cercano Lily e sono team bloccati. Leader, hardware. Lo STEM soft. È stato progettato per riprodurre una cittadina chiamata Union. Ok. Quindi anche ai vostri esperti serve aiuto. Eh? Tu sì. L'unico che può farlo sei tu. Ma grazie non della credo. Vostra fiducia, ma sono qui solo per trovare Lily. Bravo. Sono altre informazioni. Controllale prima di andartene. Ah, posso controllare. Lily, la tua squadra e ora io. Siamo tutti bloccati nello STEM. Non capisco perché non possiate semplicemente disconnetterli e svegliarli. Perché se Lily tiene insieme tutto. Senza un nucleo, siamo tagliati fuori dal sistema. Disconnettere qualcuno. È come di spegni e togli l'elettricità, ma stacchi la spina senza togliere l'elettricità. Ma l'elettricità c'è. No, sbagliato. La Mobius ha davvero degli ottimi piani B. Non credo che constatare l'ovvio ci aiuterà, Sebastian. Devi trovare Lily. Altrimenti lei, tu e chiunque altro lì dentro morirete. Baker, capo squadra. È il primo che devo trovare. I doppiatori, però la doppiatrice di Kidman era uguale, non era proprio uguale, ma forse Harrison, il tono. Specialista di combattimento, eh. Dovrebbe sapersela cavare. Sykes, un tecnico, ma avrà un addestramento di base? E che ne so. L'unica donna, io mi ricordo che c'erano due donne. Oh, c'è un piccolo problema di lag. O'Neill. Probabilmente non si aspettavano guai se hanno inviato tutti questi tecnici. Sì. Oh, l'unica che mi interessa? Hoffman. Psicologia e sorveglianza. Sarà guardinga. Eppure l'ho tolta la sensibilità, eh. Union, eh? Una tipica cittadina americana. Credo. Esatto. È per far sentire a proprio agio i soggetti dei test. A proprio agio. L'esatto opposto del Beacon. Ciò che successo era fuori dal nostro controllo. Non mi sembra che questa volta la situazione sia diversa. Ascolta, Touché, so due. Cioè, è il secondo Touché che te dirà. Ma tu non sei mai una... stato Anche tu ormai non sei più un detective. Ma cerca di scoprire qualcosa, ok? 3 anni e c'è ancora la mano fasciata. Questo in 3 anni non sei riuscito a farsi guarire sta cacchio di mano. Un gatto. Non ricordo di aver avuto un gatto. Lara, sei tu? È il nome del mio secondo gatto. Ce ne sono due. Bello, bello lui. È una diapositiva. Vedo uno di questi da tanti tempi. Un proiettore. Da quali ricordi affiora? Dalle elementari.
Diapositiva insanguinata, proprio perfetto. Kidman, ci sei? Sempre. Non mi avresti detto nulla di Lily se il tuo macchinario non fosse andato a puttane. Già. Avrei passato il resto della mia vita a disperarmi, a te non sarebbe importato. Già. Mi importava, ma non potevo dire nulla. Mi avrebbe... Allora, sì, lo so. Non so se... So che forse sono un po' troppo duro su di lei, però, diciamo... Per manipolarmi. Per farmi combattere come un bravo soldatino. Mi hai mentito in passato. La nostra amicizia si basava su una bugia. Un'amicizia? Okay. Hai ragione a sentirti così. Non puoi capire finché non perdi la tua famiglia. Chi dice che non è vero? Non ho mai avuto una famiglia da perdere. Oh. Ho due persone che mi hanno messo al mondo e trattato come un peso, invece che una figlia. Meglio aver amato e perso. È questo che intendi? Forse. Almeno tu hai avuto persone che tenevano a te. Già. Non hanno mai fatto... Allora... Perché nei DLC del... Nel DLC grazie, del primo Micio. Grazie Micio. Possiamo fare la carezza? Oddio, vediamo se c'è l'animazione. No, vabbè, c'è l'animazione. Perché nel DLC del primo la ridaglie come al beacon. Deve essere l'uscita. Perché la mia mente non crea porte normali? Perché non credo si stai bene di cervello. Qualcosa non va. Ma già siamo a capitolo 2. Ma come già siamo a capitolo 2? Oh, eppure ho diminuito la sensibilità della... Ci risiamo di nuovo. Attraverso lo specchio. Attraverso lo specchio. Questa è una citazione di qualcosa, ma non so dirvi di che cosa. Myra. Cosa è successo? Che c'è, Lily? Si è rotta il pupazzo. La mia bambola si è rotta. Oh, le vecchie bambole. Il sack boy. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Hanno lavorato bene sulle espressioni a sta botte. Sebastian, cosa c'è? Stai bene? Ebbe gli occhi c'ha pure lei. Una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile. Ma poi scusa un attimo, non era una detective, era una detective anche lei, perché che ha abbandonato? Vieni qui, Myra. Non è pallida lei rispetto a lui. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Sei sicuro di non esserti preso qualcosa? Mascherine, subito! Che? Okay. Ti dolteggia? Cazzo. Che palle. Non penso sia una buona idea. È il posto giusto. Ah, incontriamo tu sai chi. Rispetto al 2 c'ha un... Il primo c'ha un sacco un po' più di open world. E non proprio del tutto basato su capitoli. Cioè va a capitoli, però la mappa dei capitoli è enorme. Sì, incontriamo tu sai chi. Ma cosa? Wait. Ah no. È un ascensore? No. fammi pensare. Che c'è scritto? William? No. Fammi vedere, mi giro e c'è la porta.
William Becker. Non è uno dei tizi che devo cercare apposta. Ah, sì, mi ricordo. Non c'è bisogno della torcia. Ovviamente. Musica classica. Che non porta mai niente di buono. Inquietanti, foto inquietanti. Ma che diavolo. Ed ecco il tuo team leader. Uno dei membri della squadra. Baker. È intrappolato in un loop temporale. Però lanciaci qualcosa, vedi che succede. Wow. Che poi ci ha sparato, ma in realtà non c'è una pistola. Il caposquadra. Un proiettile dritto in testa. Quello l'avevamo capito. Forse da foro di proiettile davanti e il cervello sparso fuori. Andiamo dietro le quinte. Sono un detective. Detective Castellanos. Pronto. È una camera oscura. E chiunque abbia fatto ciò è appassionato di fotografia. Fale un sadico. Chiunque sia stato deve essersi divertito. Siccome sto giocando in incubo, potrei fare cazzate. Su tre. Ma te, contieniti. Non essere te stesso per una volta. L'atmosfera è rimasta comunque. Attacconi epilettici. Pronto. Telefono. Public phone. 50 centesimi. 50 euro. Merda. Quello chi era? E io che ne so. Sarebbe stato comodo se la visuale fosse dinamica, nel senso... Aiuto! Santo è Dio! Ehi! Cazzo! Infartoni! Che succede qui? Infartanti! E che ne so, apri! Sfonda la porta? È vetro! Un'altra foto. Candidato SF. Frottole, frottole, tutte le frottole. Ah! Ah! Chiedo scusa. Chiedo scusa. No, mi è venuto tipo... Avete presente quando mi si otturano le orecchie all'improvviso? Oppure mi fischiano? Ecco, a me se mi fanno... Mi fischiano o mi si otturano, praticamente mi... distrugge il cervello. Letteralmente, il mio tipo... La mia testa si impappina.
Ancora c'ho... Ah, mi girano gli occhi, non lo so, forse perché c'ho il cervello distrutto ormai. Ho il sistema nervoso di merda, probabilmente al secondo. Oh, una sedia. Dietro la sedia? No. Vabbè, dammo se una mossa. Posso fare video dei 50 minuti. Da potrei. Qualunque cosa sia, ci vuole qui, da questa parte. Ma il tessuto rosso è un po' troppo. Tieni premuto R1. Quando ti avvicini a un angolo di copertura appare l'icona della freccia. Spostati in quella direzione. Ok. Se che stai a te. Quello chi cazzo era? Bella domanda. Ma scusami un attimo. Ah no, la copertura. Ok, no. Copertura e accovacciamento sono cose separati. Due comandi separati. Come il tizio della squadra di ricerca. Stavolta gli ha aperto il petto. Col vento. Solo che questo non credo fosse un umano normale. Forse, non lo so. Gli occhi sono fissati un po' sugli occhi. Mi Devo sa trovare il modo di perché. andarmene. Un gigantesco pendolo a parete. Ma se risuona al telefono non gli rispondo a stavolta. Chi era? Sempre Manuela Roberto. Penso che sia la donna che abbiamo visto morire. Stavolta è aperto qua. Vado dall'altra parte. Il mio istinto di sopravvivenza dice vai dall'altra parte. Fatti i cazzi tuoi. Un'altra fotografia. È probabilmente la donna morta. Yep. È un uniforme della mobile, solo che si è stato ucciso da un colpo di pistola. Di un'altra vittima, è la stessa di prima? È un po' incasinata sta cosa del terza persona. In effetti forse la prima persona sarebbe stato meglio davvero. Porta chiusa col sangue, va bene. Apro anche qua. Va bene. Let's go to the mall. Verso l'occhio gigante che ci sta guardando, che in realtà era un palese coso di una macchina fotografica. Otturatore? Come si chiama? Non ci vado. Invece. Mi giro e salgo le scale. Stavolta non c'è nessun telefono che squilla? Cosa? Ah, mi indica le coperture. Va bene. Diciamo, anzi, è. Ok. Rispetto al primo, la terza persona è un po' più ravvicinata. Per quanto mi riguarda. Ok, pezzi probabilmente di un cadavere. Fai del tuo peggio. Ah, sono tutte teste? Ok.
immagino l'unica via sia questa. Se non riesco a guardare i dipinti. Dov'è? Però per forza teletrasporto gli hanno dato. Per forza, non potevano avere. Poteva avere un altro potere. Forza teletrasporto è bloccato il tempo, spazio-tempo. Cioè, poteva dargli un potere un po' più. Diciamo. Oh god. Però. Cristo santo. Ottima composizione. Però. Mi sfugge. Rebirth, quindi rinascita. Sì. Ah, tutti i pezzi di arti e corpi messi insieme. Penso. E lui gli spara. Posso entrarci? Ti sentono pure le urla delle vittime. Non posso toccarlo, Endeavor. Va bene. Comincia a diventare un po'. Però non sta succedendo un cazzo. Alza un po'. Mazza quanta stamina, mica c'aveva tutta sta stamina del primo. È una cosa che ringhia. Credo. Dove stiamo andando? Quale puntata hai premuto? Primo. No, siamo già saliti, quindi tecnicamente siamo al secondo, al terzo piano. Ma perché ci devono essere i cliché degli ascensori negli horror? So io dove siamo. Ma già? Ah, già, a quanto pare sì. Se uno di loro si è girato, si è spostato, lo so. Ed ecco la telecamera. Fotocamera. Decidetevi che devo fare. Stiamo a fare belle statuine qua. Un 2-3 stella. Fermi un attimo. Come non detto, sono andati l'altra gente a aprire la porta. Però, amico mio, però, se non mi fai succedere qualcosa, sono 40, già 42 minuti e passa che... Ah, sì. A posto. Tocca fare il fugone. Ma che... A parte il fatto che... Come ho fatto a beccarlo al volo? Comincia a correre. Guarda, per un attimo direi che sei meglio te di quell'altra. Per un attimo. Fugone. Manco giù in giro a guardare. Ah no, ce l'ho proprio tutto al fuoco, dietro al fuoco. No, le cuffie. No, le cuffie. No, raga. Guarda, sono in trappola. O forse no. Ho visto sta scena troppe volte. Dai che ce la fai. Dannazione. E quello che cazzo è? Bella domanda. Ho preferito evitare. Mi sono tenuto il fastidio delle cuffie. Ma speriamo che non mi. Topino, no, che ti strucida! E rip Topolino. Troppi film della merda. A cana con le vecchie. Scusa, hai sentito il topo? Non senti lui? Mi sembra una presa in giro.
Ci sarà un momento furtività? Oh, non lo sento. Sì, certo, rimani fermo. Continua, continua a rimanere fermo. Scemo. Scemo. Non lo sento. Ma che cazzo vuol dire che non lo senti? Sì. Ce lo deve fare. Vabbè. Mamma maledetto. Come fa a fare un quick time event? Mannaggia a te, meno male che ero pronto. Sebi. Seb. Bravo Seb. Sapeva dove mirare, però, che sennò ti avrebbe ucciso istantaneamente col coltello. Ok. Ma che cazzo succede qui? Aberta, il coltello non è sporco di sangue, per favore. Che cazzo. Che... Se resti fermo, quindi in questa condizione cerca un luogo sicuro per riprenderti. Ah. Ok. Coltello da sopravvivenza. Va bene. Diciamo che concludo qui il primo video, raga, perché cazzo, ho fatto più di 40 minuti e non è successo niente. Quindi per il momento concludo qui. Nel prossimo video andiamo avanti. Se spera.